con noi il presidente più felice d'Italia, Totò Marsala, primo in classifica in C2 in questo campionato che vede una cornice di pubblico eccezionale, vede una squadra locale col solo innesto di Mumuni battere una filosofia di sport fatta tutta in casa. Totò, a te la parola. Io sono l'uomo più felice del mondo, non d'Italia oggi, per i miei ragazzi e per questo grandioso pubblico, per voi che veramente siete tutti vicini alla squadra. Oggi c'è stato un tifo veramente eccezionale che ha trascinato questi miei ragazzi dal primo fino all'ultimo minuto. E come hai detto tu, con il solo innesto di Mumuni e il cuore dei miei ragazzi, il cuore di tutti noi, siamo riusciti a battere un'armata, perché è una squadra molto forte, non si discute il Mazara. Ma io non so quello che devo dire, oggi ci godiamo questo primo posto da soli, insperato qualche anno fa. Ripeto, solo con l'innesto di Mumuni questa squadra è cresciuta, sono cresciuti i ragazzi, siamo cresciuti tutti voi, voi tifosi, noi tutti. Sono l'uomo più felice del mondo in questo momento. Grande Totò, è un grande pure, diciamo, lombardo, ma soprattutto Terrasi, un Terrasi oltre al solito Mumuni che è cresciuto veramente tantissimo, non ha più quegli alti e bassi che aveva gli altri anni. Io l'ho battezzato il team Duncan dei poveri, ma ha fatto un partitone oggi. Diciamo che Terrasi c'è sempre stato, forse non c'era una persona che gli lo servisse in questa maniera, infatti tutti gli errori o le entrate di Mumuni erano scaricate su di lui e quindi ha potuto mettere fuori il suo estro di giocatore da sotto canestro. Non si discute il valore dei nostri giocatori, ringraziamo pure l'allenatore che forse poco a poco comincia a credere pure lui a questa splendida vittoria. E che dire, andiamo avanti, non ci illudiamo, io ho detto sempre quarto posto e io lavorerò sempre per il quarto posto. Poi quello che viene è tutto di guadagnato. Intanto sei primo e godi di questo primato. Intanto sono primo e ci godiamo tutti questo primato. Un primato inaspettato, ripeto, qualche anno fa. Qualcuno magari parlottava, sparlottava, oggi era qui sugli spalti che applaudiva. E questo mi rende felice, perché significa veramente che la gente comincia a credere a questa società, piccola società, ma una grande squadra, un grande tifo, un grande tutti. Abbiamo qua la signora Marsala, la nostra first lady, diciamo. Cosa provi a vedere Totò così contento? Cosa provi a vedere il campo così pieno, credo, e cosa provi a vedere questa squadra dove gioca anche tuo figlio che vince sempre? Cioè, il marito presidente, il figlio giocatore, penso che una mamma e una moglie può solo essere felice di questo risultato, felice di vedere tutta questa gente qui. Non ho parole veramente, perché sono emozionatissima, poi in questa sera particolarmente. Con noi coach Bonanno, figlio, io sono molto amico di tuo padre, un grande del basket di Mazara. Oggi la difficoltà maggiore qual è stata qua a Cefalù, tecnica diciamo? Più che difficoltà devo dire che abbiamo trovato un collettivo, il Cefalù, compreso anche il suo fantastico pubblico, che ci ha messo in difficoltà. Venire qua è un'impresa per tutti vincere. Noi anzi abbiamo avuto il pallino del gioco più volte in mano. Poi nel momento decisivo devo dire che alcune decisioni arbitrali ci hanno molto penalizzato e questo mi dispiace, non tanto per la vittoria o la sconfitta finale, ma perché questa partita meritava qualcosa di più, credo. Uno spettacolo fantastico rovinato da alcune decisioni molto molto dubbie. Un grande lottatore, forse Warwick ti ha un poco tradito, diciamo, fra virgolette, ti aspettavi di più? No, non mi ha tradito nessuno, la mia squadra ha dato il massimo, solo che nel momento decisivo noi siamo comunque una squadra giovane, molti 90, 91, 88, nei momenti decisivi abbiamo sicuramente non giostrato bene, ma lavoreremo per questo e siamo sicuri che questa sarà una bella lezione per noi e impareremo tanto da questa grande partita. Comunque fra le squadre qua al Palignaccio Cefalù, quella che ha destato certamente più impressione è il Mazara. Mazara fatta per salire quest'anno? Sì, la squadra è fatta per salire. Dopo la semifinale l'anno scorso sicuramente abbiamo cercato di rinforzare e completare la squadra. Ma diciamo, come l'anno scorso abbiamo perso a Cefalù, ci abbiamo perso anche quest'anno, magari porterà bene, arriveremo in finale.